Lana. Per immergerci di più nell'atmosfera del luogo e per comprenderne maggiormente il significato, possiamo conoscere un nuovo elemento, la lana. Questo supporto che avete davanti e che potete esplorare tattilmente rappresenta l'elemento simbolo di questi spazi e ci permette di introdurre un'opera che abbraccia tutti i luoghi delle industrie. Proprio alle vostre spalle, su una colonna portante dell'edificio e sopra le vostre teste, si sviluppa un'installazione intitolata 350 metri, opera del duo artistico Officina di Due. È un filo di lana che corre lungo le pareti per 350 metri, la stessa identica distanza che separa le industrie fluviali dal Tevere. È un filo che cuce questi spazi fra loro e al contempo il vicino fiume. È un filo che lega allo stesso modo anche le persone. Da un lato, il rivestimento di lana cardata, proveniente da scarti di lavorazione, riconduce alle donne che qui, in questo ex lavatoio lanario, si occupavano proprio della cardatura. Dall'altro, l'opera ha intrecciato legami fra le persone che l'hanno realizzata, gli artisti, le curatrici, i curatori, i tecnici e la comunità che anima quotidianamente questi spazi. Persone che hanno a cuore sopra ogni cosa l'integrazione e l'inclusione. Ci piace ricordare che tutti gli spazi delle industrie fluviali sono infatti accessibili alle persone con disabilità. La struttura è distribuita su 3 piani, collegati mediante scale e un ascensore vetrato con tastiere a rilievo e in codice Braille. Esploriamo insieme questi luoghi. Al piano terra, terminato il corridoio d'ingresso, troviamo il bureau. È il punto di riferimento per tutte le persone che gravitano nella struttura e per chi è interessato all'organizzazione di eventi aziendali e produzioni culturali. Dopo il corridoio, sulla sinistra, troviamo la Conference Hall, che è la sala più grande, con una capienza di 100-120 persone sedute. Si presenta inoltre come uno spazio flessibile che si trasforma in base alle esigenze di ogni singolo evento. Meeting, mostre, performance, fiere, workshop. Diametralmente opposto, invece, troviamo il bistrò, che si chiama Oblò. È un angolo ristoro aperto dalla colazione all'aperitivo, che adotta esclusivamente stoviglie e posate compostabili, anche durante gli eventi più affollati. Subito dopo il bistrò troviamo Fluvio, l'ampio co-working, caratterizzato da un giardino d'inverno, composto da un lucernaio centrale a cielo aperto con piante sempreverdi. È strutturato in spazi di lavoro disegnati e realizzati appositamente, che ospitano 50 postazioni distribuite fra scrivanie e uffici vetrati. Non è la sola forma di co-working delle industrie fluviali. L'altra si chiama co-office. Distribuita informalmente su tutti gli spazi, consiste in postazioni di lavoro da utilizzare per il solo tempo necessario, senza contratti, caffè incluso. Al piano seminterrato sono presenti 4 sale riunioni di differente capienza e dotazioni disponibili. Il primo piano, infine, si apre allo spazio esterno mediante 2 terrazze, il roof garden e il rooftop, che sono al contempo laboratori di ricerca artistica a cielo aperto e teatri per la programmazione estiva. Ora è giunto il momento di scendere al piano seminterrato. C'è un oggetto storico che ci aspetta ed è già pronto a presentarci la sua storia.